E dopo aver raccontato diffusamente il calciomercato per quel che riguarda i dilettanti, è partita, come dicevi tu, in fase di presentazione da 48 ore, la sessione di mercato invernale per i professionisti. E allora, raffica di mercato, ci sono già tante trattative in corso. Tante trattative in corso e qualcuna già in via di definizione. Il caso di Carlo Derisio che domani lascerà il Bari per passare al Pescara, operazione definita, prestito con anche diritto di riscatto per il Pescara in caso di promozione in B, giocatore che lo ricordiamo ha già il rinnovo automatico con il Bari in caso di salita dei Galletti nella categoria superiore. Lorenzo Lollo, sempre un centrocampista del Bari, piace al Palermo, trattativa che è ripresa, il giocatore ha cambiato, sta cambiando procuratore in questi giorni, ma il dialogo è attivo. Piace a tre club, Daniel Semenzato, uno dei fuorilista, tra questi c'è il Catanzaro. Capitolo Simone Simeri, nei prossimi giorni il DS Ciro Politico incontrerà il giocatore che ha segnato 4 gol, ma nell'ultimo mese e mezzo ha giocato appena 4 minuti. Per capire il da farsi c'è un rapporto di stima tra i due che passa anche dall'annata di Castellammare di Stabia e si cercherà di decifrare il futuro. Situazione simile per Manuel Marras, frenato nella prima parte di stagione da piccoli problemi fisici, cerca continuità, Marras potrebbe però restare a Bari. Resterà invece con ogni probabilità Davide Di Gennaro, centrocampista classe 88, titolare solo 2 volte nella prima parte di stagione. Di Gennaro dovrebbe però proseguire la sua avventura con il Bari, da registrare infine un interesse del Pordenone per Andreoni, mentre si cercano soluzioni anche per Nicola Citro e Francesco Bolzoni in entrata, in difesa. Molto dipenderà dalle condizioni di capitan Valerio Di Cesare, che lo vediamo comunque ha ripreso a correre sul terreno dell'antistadio e potrebbe far parte del gruppo di Mignani già più o meno dal 20 di gennaio. Si cerca inoltre una punta strutturata fisicamente. Passiamo alla Fidelisandria, accordo totale con Cristian Urso, centrocampista classe 94, ha messo insieme 49 presenze in Serie B con il Vicenza, ultima esperienza in Dia Fano, oggi è svincolato, è pronto un contratto di 5 mesi, si attende l'esito delle visite mediche. Si lavora anche a due arrivi under in attacco, Sabino Signorile, giocatore classe 2002 di proprietà del Milan, che nella prima parte di stagione è stato al Serenio, si tratta di un attaccante esterno rapido, 7 presenze e 1 gol nella prima parte di campionato per lui, i contatti sono avviati. Si lavora anche al classe 2000 Antonio Messina dell'Avellino, è una punta più strutturata per lui, 5 presenze sin qui. Nei piani del DS Lo Giudice ci sono anche un centrocampista under e un difensore over. Andiamo poi alla casella delle partenze, perché per Zampano si è un po' raffreddata la pista Potenza, c'è però il Latina sul laterale destro. Per quanto riguarda Tulli invece si lavora a un possibile scambio di prestiti. Bolognese e Dipinto potrebbero passare in prestito in Serie D, si va verso la rescissione per il centrocampista Bordin, potrebbe salutare anche l'attaccante Alberti. Passiamo al Monopoli, che un attaccante l'ha tesserato, è Alessandro Rossi, classe 1997, arriva in prestito dalla Lazio fino al 30 giugno con opzione e controopzione per il secondo anno, ha segnato 40 reti nel campionato Primavera, ha giocato anche in Serie B con la Salernitana realizzando 3 gol, in Serie B ha giocato anche con il Venezia, poi le ultime esperienze con Juve Stabia prima e Viterbese poi. Piace tanto in Serie B invece Antonio Ferrara, terzino sinistro classe 99 di proprietà del Taranto, fermato nelle ultime settimane da un piccolo infortunio, lo segue con attenzione il Benevento, ma il pressing più forte in questo momento è quello del Catanzaro, quindi sempre girone C di Serie C. Ferrara quest'anno ha esordito tra i professionisti, ha anche segnato un gol nel 2-1 tra Taranto e Potenza. Infine il Gravina, scendiamo in Serie D, ha comunicato l'ingaggio di un difensore, Angelo Rechichi, nato a Gela, classe 2002, è un centrale, arriva dal settore giovanile della Regina e sarà già a disposizione dello staff tecnico in vista della prossima gara di domenica contro il Fasano, sempre se si dovesse giocare.